piccolo robotino. Oggi è un giorno molto importante per la Bilendi. È molto contento. Ha lavorato sodo per molti giorni in officina per prepararsi a questo evento. Comunque, ve lo racconterà lui stesso. Ciao bimbi! Sta arrivando un giorno molto importante e voglio condividerlo con voi. Ok. Vedete, ho una vera macchina da corsa. Sì, stavo cercando i pezzi e montandoli sull'auto perché volevo partecipare alle corse. E quindi è pronta. E vai! Oggi andremo all'autodromo. Ci saranno tante altre auto da corsa come la mia. Prima di arrivare in pista, vi racconterò della mia auto. Quindi è una vera auto da corsa, con un potente scatto in partenza. Ha un sedile singolo, solo per l'autista, che è chiamato pilota. Ha un alettone speciale nel retro e davanti per fare andare l'auto più veloce. Ci sono molti bottoni, leve e schermi sul volante. Infatti, il volante controlla l'intera auto. Come potete vedere, nelle auto da corsa le ruote sono separate dalla carrozzeria e la carrozzeria è aperta, senza tetto. Quest'auto è fatta di metallo leggero, ma ha un motore molto potente. Beh, amici miei, andiamo in pista e prendiamo parte a questa corsa. Ho chiamato il carro attrezzi perché mi portasse l'auto fin qui, perché quest'auto non può girare in città. E vai! Ecco il carro attrezzi! Beh, allora iniziamo, amici miei! Si parte! Il circuito. Ragazzi, ci siamo! La corsa sta per iniziare! Per prima cosa dobbiamo indossare il casco. Puoi accendere l'auto e controllare che tutto vada bene. Sì? Ok, grandioso! Iniziamo! Accendiamo l'auto e andiamo al via. Guardate quante auto da corsa parteciperanno! Wow! Accendiamo il motore e controlliamo che le ruote girino. Destra e sinistra. E partiamo! Siamo avanti! Attenzione, dobbiamo stare molto attenti a non fare un incidente perché stiamo andando molto veloce. Svolta a destra, qui. Sorpassa, sorpassa, là. Un'altra macchina lasciata indietro, super! Sempre dritto, amici miei! Adesso andiamo dritti! Ancora in sorpasso! Con calma! Giro. Oh, bene, ci siamo quasi. Mancano un paio di macchine da superare. Wow, siamo velocissimi. Le ruote quasi fischiano, ma va bene, la mia auto da corsa è potente. Attenzione, auto gialla, non starci in mezzo, saremo noi i primi. Ancora un po' e finito. Amici, abbiamo vinto! Con voi, siamo primi! E vai! Ecco la fine! Ben fatto! La nostra corsa è finita e abbiamo vinto! Chi tardi arriva, male alloggia! Sono molto contenta di aver vinto! Porterò il premio a casa e mi ricorderà di questa bella corsa! Spero vi siate divertiti a correre con me! Adesso possiamo rilassarci un po'! Ci vediamo presto, amici! Ciao!
Oggi la Bilendi sta lavorando sodo in officina, ad fare cose molto interessanti e impegnative, ma ve lo racconterà lui. Ciao amici miei, entrate! Ciao, sono molto occupata oggi in officina. Un mio amico mi ha portato al suo vecchio fuoristrada. Funziona malapena. Volevo farlo demolire, ma l'ho convinto a darlo a me. Ho un'idea interessante. Fare un monster truck. Iniziamo! Per prima cosa dovremo sollevare un pochino l'auto con il montacarichi e togliere le ruote. Poi togliamo i vecchi dischi dei freni e gli ammortizzatori, non ci servono più. Apriamo il cofano e togliamo il motore con un montacarichi. Adesso verniciamo il fuoristrada di un arancione acceso con uno spray speciale. Wow, guarda, sembra nuova! Mentre l'auto si asciuga dopo la verniciatura, cerchiamo una nuova sospensione. Ci servono più potenti, perché monteremo delle ruote molto grandi sul fuoristrada. Ecco una sospensione. La assicuriamo con le viti. Adesso le ruote. Per primo installiamo le posteriori e poi le anteriori. Aggiungiamo le sospensioni rinforzate. Fissiamo nel cassone dei faretti. Poi installiamo il tubo di scarico nella fiancata. In più, montiamo anche un paraurti frontale di metallo. Ecco un motore super nuovo! Sul tettuccio montiamo i clacson e sul retro del cassone le bandierine. Quindi c'è ancora la ruota di scorta. La fisseremo sulla cornice dei faretti. E vai! Il nostro monster truck è pronto! Guarda, è strepitoso! Il motore è potentissimo! È una supercar! È molto alta! Tanto che non teme né buche né ostacoli! Voglio proprio farci un giro! Andiamo in una strada sterrata! Ci sono molte buche e sassi! Sono sicuro che ce la faremo! Andiamo! Saliamo sulla collina senza fatica! Grandioso! Ben fatto! Abbiamo fatto un buon lavoro in poco tempo! Trasformato un vecchio fuoristrada in un monster truck! L'abbiamo verniciato di un colore acceso! Cambiato le sospensioni, messo grandi ruote e cambiato il motore. Adesso possiamo anche gareggiare. Vi piace? Ok, ci vediamo presto! Ciao! Ciao! Oggi sono in viaggio sul mio monster truck. Sono andato fuori città, nelle strade sterrate, solo sabbia e rocce. E le ruote del mio monster truck sono pesanti. Alzano polvere, tanto che è difficile vederci qualcosa. I vetri sono coperti di polvere e l'intera auto è molto sporca. Bisogna assolutamente lavarla, quindi sto andando all'autolavaggio. Oh, c'è una fila qui. C'è una piccola Smart di fronte a me. Aspettiamo, ci vorranno pochi minuti, perché il lavaggio automatico va molto in fretta. Adesso laveranno la Smart e poi sarà il mio turno. Ok, lavaggio finito, ve l'ho detto, è velocissimo. Adesso entriamo nel tunnel e intanto vedremo com'è l'interno dell'autolavaggio. Questo autolavaggio è uno di quelli in cui le auto vengono lavate da dei macchinari, per questo è chiamato autolavaggio. L'autolavaggio è costituito di più parti, ognuna ha una funzione. Prima l'auto è sciacquata per togliere la sabbia, pezzi di terra e tutto lo sporco sulla carrozzeria. Sto
entrando nella prima fase dell'autolavaggio e dall'alto l'acqua è spruzzata ad alta pressione. L'acqua è spruzzata ad alta pressione sull'auto da delle speciali aperture. Questo è il primo risciacquo. Vedete? Il getto d'acqua proviene da diverse direzioni. Alto, di lato, in basso e sulle ruote vengono lavate sia la carrozzeria, il tettuccio, i vetri e le ruote nello stesso momento. Dopo un risciacquo di tutta l'auto, andiamo alla fase successiva. Adesso l'auto verrà insaponata dall'alto. Vedete, questa schiuma è così bianca. Il nostro SUV sembra un cumulo di neve. Wow! Adesso che il Monster Truck è insaponato, andiamo alla fase delle spazzole. Strofineranno l'auto sciacquando via la schiuma e pulendo lo sporco rimasto sull'auto dopo il lavaggio. Servono lunghe spazzole verticali per pulire la carrozzeria e piccole spazzole per le ruote. Un'altra spazzola in alto, puoi vedere, è tonda come le ruote. Pulisce il parabrezza, il tettuccio e anche la ruota di scorta nel cassone. Dopo aver pulito, l'auto è sciacquata con un getto d'acqua ad alta pressione. L'acqua toglie i residui di schiuma e l'auto è finita! Adesso dobbiamo solo farlo asciugare. Andremo alla fase in cui viene soffiata aria calda dall'alto, come un phon, ma più largo. Beh, il lavaggio è fatto. Possiamo uscire dal tunnel. Wow! Il nostro Monster Truck è come nuovo! Luccica! E tutto in pochi minuti! Sono molto soddisfatto dell'autolavaggio. È comodo per poter rimanere seduti in macchina e guardare mentre si pulisce! E tutto in pochi minuti! Vi piace, bimbi? Beh, allora ci vediamo presto! Ciao ciao! Ciao amici miei! Sono in stazione per andare a fare un giro in treno! Sarà più comodo e veloce che andare in auto! Sapete, amici miei, che i treni vennero inventati molto prima delle auto? I primi furono i treni a vapore. Avevano un motore a vapore che funzionava grazie all'accumulo di vapore acqueo. Si usava legno, olio e carbone come carburante per i treni. Il carburante bruciava e il vapore si accumulava nella caldaia e questo faceva muovere le ruote della locomotiva. La locomotiva è la carrozza principale del treno. Traina le altre carrozze, ma la locomotiva non trasporta passeggeri e bagagli. Il guidatore è chiamato macchinista. C'è una persona responsabile del carburante, è chiamato fuochista. Questi treni hanno carrozze per passeggeri e grandi carichi. È interessante che il treno abbia due segnali. Uno è un fischio acuto che segnala le varie manovre del treno. Il secondo tipo è più forte e meno acuto ed è usato mentre il treno è in corsa. Di fronte alla locomotiva, in alto, c'è una grande lampada tonda. Un riflettore con una luce giallo brillante che aiuta a vedere i binari di notte. Oggi i treni sono diversi, hanno anche un carburante diverso, il diesel. I treni moderni sono più potenti, più veloci e più affidabili. Le persone prendono il treno volentieri. È così comodo. A volte puoi raggiungere una città molto più in fretta che in auto.
In più, sono molto comodi quando vuoi trasferire cose molto grandi. I treni possono trasportare diverse cose pericolose. Questi carichi hanno dei segnali speciali. Sulle piattaforme aperte possono trasportare anche auto. Guardate qui, amici miei! È un treno elettrico che sfrutta l'elettricità per muoversi. Sembra un tram. In alto ha dei componenti speciali con cui si attacca i cavi elettrici. I treni elettrici sono spesso usati per le brevi distanze. Riescono ad andare veloce senza fare rumore. È molto importante quando passano per le città. I treni elettrici sono usati solo per trasportare passeggeri. Oh, quasi dimenticavo! I treni vanno su binari speciali. Vengono fatte strade per i treni con segnali stradali e regole speciali. C'è anche un binario con le sbarre che informa gli autisti del traffico. Se le sbarre sono abbassate e la luce del binario è rossa, significa che il treno sta arrivando e gli altri mezzi si devono fermare. C'è anche un forte segnale acustico. Ok, amici miei, adesso vado. Il mio treno parte fra poco. Devo anche trovare la mia carrozza. Wow, ecco il mio compartimento. La corsa è iniziata. E vai! Guarda la bellissima vista dal treno! Credo che il viaggio sarà emozionante! Visiterò molte nuove città, diverse culture e tradizioni! Ok, oggi abbiamo imparato molto sui treni, visto il primo treno e il suo carburante! Oggi abbiamo anche imparato delle regole riguardo ai binari! È stato così interessante! Ciao ciao! A presto! Oggi la Bilendi fa un giro sul tram per andare in città, ma vi dirà di più lui. Ciao amici miei! Sono sul tram, ho lasciato la mia auto a casa e ho deciso di andare in tram! Quando guidi l'auto non riesci a vedere la natura che ti circonda. Ma il tram sta andando piano. Se ti siedi vicino al finestrino, puoi goderti il panorama. Sai che cos'è il tram? Te lo dico io. Il tram è un mezzo di trasporto che va sui binari. Porta i passeggeri in diversi posti. Usa l'elettricità che passa attraverso i cavi e i collettori di corrente. Si trovano sul tetto del tram. Il tram ha la cabina per l'autista e dei vagoni per i passeggeri. I tram nuovi hanno due cabine per l'autista. È molto comodo. Quando il tram arriva al capolinea, l'autista si sposta nell'altra cabina e ricomincia la corsa nella direzione opposta. Devi sapere le regole di sicurezza per i passeggeri di un tram. Se stai in piedi in un tram, devi aggrapparti alle maniglie sopra la tua testa o ai pali, come sto facendo io. Se non lo fai, il tram si può fermare all'improvviso e rischi di cadere per terra. Oh, che è successo? Il tram si è fermato! Hai sentito quel rumore? È la fermata di emergenza! Uscirò dal tram per controllare che è successo! Ops, c'è un'emergenza! Il tram ha deragliato! La cabina dell'autista e alcuni vagoni sono sull'asfalto ora! Dobbiamo chiamare il servizio di emergenza per chiedere aiuto! Il tram ha bloccato la strada per le auto e presto si formerà un ingorgo di traffico!
Salve, emergenza! Abbiamo bisogno del suo aiuto qui! Il tram ha deragliato! È successo nel primo incrocio della città! Ok, il servizio di emergenza sta arrivando per rimettere il tram sui binari! Guardate qui, amici miei, che fai? La gru è arrivata per aiutare il tram! Si è fermata, adesso sta sollevando il suo montacarichi. Allunga il braccio, aggancia il primo vagone e solleva un po' il tram, per poi rimetterlo sui binari. E vai, il tram può continuare per la sua strada. Grazie, gru, del tuo aiuto. Adesso posso tornare nel mio vagone. Continuerò il mio viaggio. Speriamo vada tutto bene. Quindi, oggi abbiamo parlato del tram e di come funziona. Hai visto anche il tram deragliare. In una situazione del genere bisogna chiamare il servizio di emergenza. È stato interessante. Ci vediamo presto, amici miei. Ciao! Oggi il sole splende e fuori dalla finestra gli uccellini cantano. La primavera è arrivata. C'è un bellissimo tempo fuori e vorrei stare a passeggiare all'aperto tutto il giorno. Vi farò anche una bella passeggiata fuori città. Venite con me, ragazzi! Oh, ma che è successo? Incidente! Oh, è un incidente serio, lo vedo! Esce fumo, è chiaro che c'è stato un gran botto! Le auto si sono scontrate da poco perché il camion dei pompieri non ha ancora estinto il fuoco! Le auto si sono scontrate nell'incrocio! A quanto pare, una andava troppo veloce, ma è passata con il rosso! L'auto verde, vede? Hai danni peggiori, si è anche ribaltata e hai i fari spenti. L'auto gialla e quella rossa hanno del fuoco sotto il cofano. Ecco un'auto della polizia. Il luogo dell'incidente è stato protetto con dei segnali stradali per essere evitato dagli altri automobilisti. La pompa del camion dei pompieri si è agganciata all'idrante che fornisce acqua e l'acqua sta scorrendo a gran forza sulle auto in fiamme. Wow! Anche l'ambulanza è arrivata! Probabilmente ci sono feriti. Adesso saranno portati all'ospedale. Guardando degli incidenti così seri, pensi, come può succedere? Gli autisti devono stare molto attenti quando si mettono alla guida, specialmente negli incroci. Ok, andrò oltre, qui non c'è bisogno del mio aiuto. Il pompiere sta spegnendo le auto infuocate. E la polizia si occuperà del colpevole dell'incidente. Sì, è passato molto tempo dall'ultima volta che ho visto un incidente così. 3 auto incidentate e con tanta forza da prendere fuoco, come nei film. Il fuoco, la polizia e anche l'ambulanza. Il traffico del crocio sarà bloccato per almeno mezza giornata, finché il carro attrezzi non arriverà a prendere le auto incidentate. Oh. Cos'è quel rumore? La sirena della polizia? Cos'è? Stanno venendo per l'incidente? Strano. Stop! L'auto della polizia mi sta seguendo. Perché? Qual è il problema? Non ho infranto la legge. Ok, adesso mi fermo per capire tutto. Sì, sì, mi fermo. Devo calmarmi. Potrebbe non essere niente di serio. Siamo appena andati via dall'incrocio in cui c'è stato l'incidente. Nessuno è stato colpito in auto, ma la polizia sta fermando me. Significa che c'è un motivo. Adesso mi spiegherà come sono state violate le leggi stradali. Caro autistabile Andy, dovresti essere più attento mentre guidi. Non so cosa ti abbia distratto, ma in pochi minuti hai infranto 2 regole stradali. Per primo sei passato con il rosso e questa è una grave violazione per cui è prevista una multa. Secondo, il segnale nell'ultimo incrocio indicava che è necessario girare a destra e tu sei andato dritto.
Queste violazioni in strada possono provocare gravi incidenti. Adesso ti scriverò una ricevuta di pagamento per la multa e ti chiedo: guarda i segnali mentre guidi. Salve ufficiale di polizia, mi perdoni per questi erroracci in strada. Vedere l'incidente all'incrocio mi ha distratto dalla guida e non ho visto il rosso. Sicuramente pagherò la multa e le prometto che sarò un autista attento e prudente. Vedete ragazzi quanto è importante attenersi alle regole della strada. Dovreste sempre seguire i segnali stradali. Ciao amici! Oggi sto andando in città con un camioncino blu. No, non preoccuparti, non si è rotta la mia auto preferita. Mi serve solo un'auto con un baule più grande. È da giorni che aggiusto l'auto del mio amico. Ha fatto un brutto incidente e ha bisogno di grosse riparazioni. Quindi sono dovuta andare al magazzino dove posso trovare tutto il necessario. Ecco, sono entrata in città. Ancora un paio di minuti e eccoci! Ecco il magazzino. È un bel posto. Ragazzi, guardate quante scatole all'entrata. Spero di trovare tutto quello che mi serve per aggiustare l'auto. Entriamo. Wow! Adesso si ragiona. Quante cose! Tutti gli scaffali sono strapieni di pezzi per diverse auto. Quindi, cosa mi serve? Un sedile per il guidatore. Là. Una portiera anteriore. Eccola! Disco dei freni. Ottimo! Candele per il motore. 3 pezzi. Volante. Ecco qua! Radiatore per il raffreddamento del motore. Batteria! Super! I fari frontali. E la lampadina. Ammortizzatore per le ruote davanti. Tubo di scarico. Cerchioni. Gomme e olio per il motore. Tutti i pezzi che mi servono vanno sul rullo che li caricherà in una grande scatola. Quanti componenti! Spero basti una scatola. Bene! Scatola piena! Chiudiamola! Ma adesso c'è un altro problema! È troppo pesante da sollevare! Che fare? Non posso chiedere aiuto a nessuno! Non riuscirò a caricarla nel camioncino da solo. Wow, ho un'idea! Ci deve essere un muletto! Esatto, mi può servire! Ed ecco qua ragazzi, sapete cos'è un muletto e come funziona? Adesso vi dirò di più di questo macchinario. Quindi, il muletto è un tipo di trasporto spesso usato nei magazzini. È necessario per caricare e scaricare i carichi, anche per trasportarli e depositarli. Il muletto ha 2 leve di metallo su cui vengono trasportate le merci. È elettrico e non ha bisogno di carburante. Guarda, le leve si alzano e si abbassano. Adesso abbassiamole e avviciniamoci alla scatola. Le leve
agganciano il fondo della scatola alzandola e caricandola nel baule del mio camioncino. L'auto si è anche abbassata per quanto è pesante il carico. E vai! Fatto! Adesso il mio viaggio di ritorno sarà lungo. Bisogna andare piano con una scatola così grande nel baule. Bravo muletto, mi hai aiutato! Beh, amici miei, abbiamo imparato molte cose interessanti, visitato il magazzino dei pezzi di ricambio, visto il rullo e conosciuto il muletto. Spero vi sia piaciuto. Adesso vado in officina, ho un bel po' di lavoro. Ci vediamo presto, amici. Ciao ciao! Ciao amici miei! Come state? Oggi devo andare in un'altra città. Venite con me! Ho un impegno importante. Bisogna portare l'escavatore in cantiere. Non è molto lontano, ma oggi vado in camion. E con un carico così pesante il viaggio sarà lungo. Quindi qui c'è un camion con agganciata una piattaforma su cui trasporteremo l'escavatore. Adesso la piattaforma scende per far salire il nostro macchinario. Ecco, è salito! Possiamo iniziare il nostro viaggio! Andiamo! Faremo il nostro viaggio andando piano. Per il camion come il nostro, la velocità è limitata, specialmente quando girano in città o in altre località. Infatti, in città le strade sono più strette, solitamente con due corsie, in cui i veicoli viaggiano in direzioni opposte. Ci sono anche molte strisce pedonali in città. Bisogna fermarsi per far passare chi attraversa, quindi non si può andare troppo veloci. Proprio così, l'incrocio. Guardate, il semaforo è rosso. Vedete? C'è anche un cartello a forma di quadrato blu. E al centro, una figura che cammina. È il cartello dell'attraversamento pedonale. E qui c'è un cartello triangolare. Dice all'autista di dare la precedenza. Ed ecco il semaforo verde. Andiamo! Abbiamo passato l'incrocio insieme e adesso inizia una strada più stretta, guardate! Ci sono solo due corsie! Da un lato c'è il marciapiede per i pedoni e dall'altro i parcheggi! L'ambulanza va di fretta, può passare, ha le luci accese, sentite la sirena, sta correndo ad aiutare qualcuno! Siamo obbligati a farla passare! Stiamo uscendo dalla città. Adesso possiamo andare un po' più veloce. La strada si è allargata, vedete? Ci sono tre corsie per ogni lato. Questa è una strada speciale che collega due città. È chiamata autostrada. Andiamo! Guardate! C'è un cavalcavia. Ci passeremo sotto. I cavalcavia sembrano dei ponti. La differenza è che i ponti sono costruiti sull'acqua e il cavalcavia sulla strada. Così le auto possono viaggiare senza creare ingorghi. C'è la polizia stradale sul lato sinistro, il palazzo blu. La polizia mantiene l'ordine in strada, fa sì che gli autisti rispettino le regole. Di solito questo posto di blocco è situato all'entrata delle città e si assicura che gli autisti rispettino i limiti di velocità. Ok, siamo arrivati in città! Questa strada è piuttosto grande e non ci sono molte macchine, quindi riusciamo a guidare senza problemi. Questa città è nuova, quindi la strada è più larga di quella in città da noi. Ci sono quattro corsie e in alto possiamo vedere le frecce che indicano la direzione avanti o di stare nella prima corsia per girare a destra. Semplice, no? Mi avevano detto che il cantiere si trova all'entrata della città. Dovrebbe esserci una grande fabbrica sulla destra. E subito dopo dobbiamo girare a destra. Siamo quasi arrivati.
Di nuovo passiamo un cavalcavia. Nelle grandi città ce ne sono molti per distribuire il traffico. Quindi ci sono le strisce pedonali e il semaforo è rosso. Fermiamoci. Ricordate, amici, il cartello con un rombo giallo indica una strada principale. Ecco, la luce gialla è accesa, adesso verde. Andiamo! Accendiamo la freccia di destra, vedete che lampeggia? Giriamo. Dovrebbe essere qua vicino il cantiere. C'è una fabbrica sulla destra e... ecco! L'entrata del cantiere. Adesso ci apriranno il cancello. Siamo arrivati finalmente. Devo dire la verità, sono un po' stanco. Wow, si sono fermati tutti. Aspettavano il nostro escavatore. Beh, amici miei, vi è piaciuto il viaggio di oggi? È stato interessante viaggiare da una città all'altra. Abbiamo visto molti cartelli stradali nuovi, visto cos'è l'autostrada e la differenza tra ponte e cavalcavia. Insomma, abbiamo fatto un bel lavoro. Portato l'escavatore in cantiere, guidato un camion. È stato divertente! Ci vediamo presto! Ciao! Piovendo a catinelle. Visto il tempaccio, la Bilendi è indaffarata nella sua officina. Andiamo a trovarlo per vedere cosa sta facendo. Ciao! Sta piovendo da stamattina e non credo smetterà. Quindi ho deciso di rimanere qui a casa e finalmente pulire l'officina. Ho accumulato così tanti ricambi che non so più dove metterli. Quindi ho scelto quelli che funzionano per raccoglierli in una scatola. Volete vedere quali ho? Vedendo tutti questi pezzi, credo che potrei costruirci qualcosa con le ruote che funzionano. Ci proviamo, ragazzi! Spero mi possiate aiutare. Quindi iniziamo. La prima cosa che ho è il telaio. Mi ricorda qualcosa, ma cosa? Ok, continuiamo. E questa è la ruota, non è neanche rotta. Attacchiamola davanti al telaio. Eccone un'altra, anche questa è intera. Sarà quella posteriore. Wow, questo è il disco dei freni, mettiamolo nella ruota posteriore. Ed eccone un altro per quella anteriore. Wow, è un parafango per la ruota posteriore. È nuovo, protegge l'autista dal fango e i sassi alzati dalle ruote. E questa cos'è, lo sapete? Una sella. Guardate questo, serbatoio. È scintillante. E anche un ammortizzatore per la ruota posteriore. Fantastico! Ragazzi, avete capito che cosa stiamo costruendo? No? Andiamo avanti, adesso capirete. Grande! Ecco un parafanghi per la ruota anteriore. È perfetto! È utile per l'autista, specialmente quando va veloce. E che cos'è questo triangolo? Un fanale anteriore. È necessario quando si guida la sera o la notte e non si vede niente in strada. Il fanale è molto brillante e illumina la strada molto bene quando si guida. Quindi, quello è il più importante. Il motore, non uno qualunque, ma uno molto potente adatto a questo veicolo. Nella scatola c'erano anche due tubi di scarico. Sono indispensabili. E un radiatore per il raffreddamento. In effetti avevo molti pezzi utili in giro per la mia officina. La cosa più importante è trovare il modo di usarle e vedere cosa salta fuori. Quindi nella scatola c'è ancora un'altra cosa. Wow! È un manubrio! Guardate, ho un indicatore di velocità e anche un sensore per il livello di carburante. Vedete la levetta bianca e il clacson? Per suonare,
ma la leva nera è per frenare. Che sogno! Sarà anche uno specchietto retrovisore, grandioso. Con la scatola è vuota, abbiamo usato tutti i pezzi. Guardate cosa abbiamo, avete indovinato, amici miei? Sì, è una moto! Non semplicemente una moto, ma una vera Harley Davidson! La ruota posteriore è larga, probabilmente il doppio di quella anteriore, ed è splendente. Ho sempre sognato una moto del genere! Oggi la lascerò in officina. Il tempo non è abbastanza buono per guidare la moto, ma domani spero ci sarà il sole e potrò fare un giro su questa potente Harley Davidson. Allo stesso tempo mi vorrei rilassare un po'. È tutto il giorno che pulisco l'officina. Grazie per avermi aiutato ad assemblare questa bellissima moto. Senza di voi non ci sarei riuscita. È stato molto interessante per me e per voi. Spero vi sia piaciuto. Ci vediamo presto, amici miei. Ciao, ciao! Ciao, amici miei! Sicuramente vi ricorderete del mio viaggio in treno. Quindi, il fine settimana è finito e ora sto tornando a casa. Ho deciso di tornare in aereo questa volta. Sarà più veloce e comodo. Sono all'aeroporto ora. Wow, è impressionante! Le auto elettriche trasferiscono i bagagli nell'aereo, che è sulla pista. Qui c'è l'aereo con i motori a propulsione. Guarda là, le auto con le luci lampeggianti. Ci sono gli operai dell'aeroporto che lavorano sugli aerei. C'è anche una cisterna del carburante per l'aereo dietro di loro. C'è anche un trattore speciale per trainare l'aereo. Mentre aspetto che parta, vi racconterò di più sugli aerei. Per prima cosa, vi racconterò dell'aereo bus su cui volerò. È un jet con 4 motori. Può volare per lunghe distanze. Le ruote su questo aereo sono chiamate carrelli. Quando l'aereo decolla, rientrano. E quando atterra si aprono. L'aereo ha 2 piani. Può trasferire più di 500 passeggeri. In più ci sono aerei jet con turboeliche. Solitamente trasportano merci. Questo aereo ha una turbina su ogni ala che gira e fa salire in quota l'aereo. Wow, ci sono anche gli aerei militari. Sono aerei molto veloci, solitamente usati in guerra. Questi aerei non sono per i viaggiatori. Gli aerei di una volta erano diversi, non volavano veloci come quelli moderni. Per esempio, l'aereo chiamato biplano ha 2 ali, una sopra l'altra, e un grande propulsore, elica, sul muso, e un carrello che non si piega. I biplani volavano bassi perché avevano la cabina aperta. Ho appena sentito chiamare il mio volo. Stanno iniziando a imbarcare. Devo andare, amici miei. Farò il check-in e mi daranno la carta di imbarco. Guardate, sono sull'aereo ora. Siamo decollati. Wow! È così interessante guardare dal finestrino e volare sopra le città. Riesco a vedere bene tutte le strade e le case qui sotto. E nuvole, lo adoro. Ci vediamo presto, amici miei. Ciao.
Ciao a tutti, sono la Bilendi. Sono molto interessata a diversi attrezzi, auto e tutto ciò che le riguarda. Oggi sto andando in un cantiere con la mia nuova cabriolet. Lì vedremo delle grandi macchine da costruzione. Spero troverò molte informazioni interessanti a riguardo. Quindi andiamo, amici miei. Eccolo, guardate, stanno costruendo adesso. Le gru stanno sollevando grandi blocchi per portarli nei punti indicati. Oltre al cantiere, vediamo anche dei grossi macchinari. Anche quelli aiutano nelle costruzioni. Diamogli un'occhiata più da vicino. Questo è un camion ribaltabile. Il suo corpo è fatto per essere riempito e trasportare i materiali da costruzione. Guardate qui, è un escavatore. Può scavare la terra con la sua pala. Per esempio, per costruire qualcosa ti serve un buco per le sue fondamenta. E questo è un rullo. È usato per fare l'asfalto della strada. Con il suo pesante rullo d'acciaio, comprime e compatta il manto stradale. Guarda questo qua! Una betoniera! Trasporta calcestruzzo! Era il mio sogno quello di scoprire tutto della betoniera. E l'autista di questo camion ha consentito a mostrarcelo e ad aiutarci a capire come funziona. E vai! Quindi, questo camion consiste di ruote frontali e posteriori. E poi va alla piattaforma. Sotto potete vedere una grande tanica di benzina. Un meccanismo speciale di rotazione. E il cestello sono installati sulla piattaforma. Puoi anche vedere la tanica per l'acqua usata per fare la miscela di calcestruzzo. Dietro al cestello ci sono degli attrezzi per caricare e prelevare calcestruzzo. Poi c'è una candela con grandi specchietti. Potete anche vedere le luci arancioni sul suo tettuccio. Quando l'autista accende le luci in strada, avverte gli autisti di prestare attenzione, perché la betoniera porta un carico grande e pesante. Perché questo camion ha questo nome? Betoniera? E come funziona? Lo scopriremo adesso! Quindi, amici miei, prima mettiamo la sabbia e poi il cemento nel cestello. Poi il cestello inizia a roteare mescolando sabbia e cemento con l'acqua da una tanica speciale. I lavoratori riempiono il buco mentre la soluzione si prepara. Quel buco apparso per strada durante i lavori di costruzione. Quindi, per primo i lavoratori riempiono il buco con terra e macerie. Dopodiché lo riempiono con calcestruzzo fresco. E vai! Pronti! La strada è aggiustata, ben fatto! Ok, devo andare ora. E diciamo grazie per l'aiuto e salutiamo l'autista della... Ciao amici miei! Oggi c'è un tempo bellissimo! Ho deciso di andare in campagna per respirare aria fresca. La mia nuova auto cabriolet mi ha portato molto in fretta al bosco. È stato molto divertente stare nella natura. Adesso sto tornando in città. Siamo vicini. Vedi i grattacieli adesso. E anche il primo semaforo. Sapete, amici miei, che cos'è il semaforo? E perché ci sono luci diverse per autisti e pedoni? Ok, ve lo dico io. Il semaforo serve per regolare il traffico in strada. È costruito con speciali visiere. Dentro al semaforo ci sono delle lampadine e ci sono anche delle lenti colorate. Rosso, giallo e verde. Oh, ma che significano i colori? Vediamo, amici, che cosa significa ogni colore. Rosso significa pericolo. Giallo, attenzione. E il verde ci lascia passare. Quindi, il semaforo dice agli autisti. Rosso, stop. Giallo, preparati e partire. E il verde, vai! Guarda qua, c'è un semaforo per pedoni.
ci sono due segnali. Rosso, con una mano che dice ai pedoni di non attraversare la strada. Devono aspettare, significa che è il turno delle auto ora. E poi c'è la luce verde, con un uomo che corre. I pedoni possono attraversare e tutte le auto si fermano. Ma stai attento, quando attraversi la strada con il verde devi fare lo stesso molta attenzione. Perché ci sono alcune macchine speciali che possono passare sia con il rosso che con il verde. Queste auto hanno dei segnali speciali sopra. Le luci di emergenza e la sirena, ambulanza, camion dei pompieri e la polizia. Tutti i pedoni e le auto devono dargli la precedenza. Ricordatevelo, amici miei. Ok, la strada è libera adesso. I pedoni possono attraversare ora, sulle strisce pedonali. Quando la luce verde è accesa per i pedoni, c'è anche la luce rossa accesa per le auto. Ok, i pedoni hanno già attraversato la strada e c'è la luce gialla per le auto. Preparatevi! E luce verde, andiamo! Evviva, amici miei! Ora sapete tutto su cos'è il semaforo. È ora di andare per me. Ciao ciao! A presto! La Bilendi va in giro per la città. Ha molte cose importanti da fare oggi, ma ve ne parlerà lui stesso. Ciao amici miei, sono io la Bilendi. Sto andando in città per comprare un'auto nuova. Come tutti sapete, è un'auto vecchia e si rompe sempre. Ho già pulito le candele e caricato la batteria. Magari ti ricorderai della mia gomma bucata. Oh, ho dovuto cambiare la ruota durante il mio viaggio al parco. Fortunatamente avevo una ruota di scorta nel baule, così l'ho cambiata in fretta e ho potuto continuare il mio viaggio. Che fortunato! Ma onestamente sono molto stufo di aggiustare la mia vecchia auto. A volte devo anche portarla in officina e lasciarla lì. E la cosa che mi fa più arrabbiare è che la mia vecchia automobilina fa molto piano. Oh no! Guarda! Tutte le auto vanno più veloci e meglio di me. Io non riesco ad andare più veloce, potrebbe rompersi, quindi è per questo che ho deciso di venire in concessionaria e comprare un'auto nuova. Gira a sinistra, rallenta e parcheggia, eccoci! Adesso spegnerò il motore, chiudo le porte e possiamo andare nel concessionario, guardiamo tutte le auto nuove, evviva! Il concessionario è un posto dove si vendono molte auto e puoi scegliere quella che più ti piace per comprarla. Wow, wow, wow! Guarda quante macchine ci sono qui, non ci posso credere, è così difficile sceglierne solo una. Guardiamole tutte! Guardate, c'è un'auto da corsa, è di un bel arancione. C'è un alettone speciale sul retro che aiuta l'auto ad andare più veloce. Qui ci sono anche due marmitte. La macchina è molto forte e veloce. Ma non è molto per girare in città, fa molto rumore. Vroom, vroom. Ok amici miei, andiamo alla prossima auto. È una Jeep rossa. Un'auto grande con ruote larghe che l'aiutano ad andare su ogni tipo di strada senza problemi. Sterrata, rocciosa o piena di buche. Ma è troppo grande per me, questa macchina potente ha bisogno di molta benzina. Mi piacerebbe avere qualcosa di più piccolo. Guardate qui, è un'auto piccola a due porte, sembra un modellino. È esattamente quello di cui ho bisogno per la città. È facile da parcheggiare e non ha neanche bisogno di molta benzina. Ma d'altro canto ho solo due sedili, per l'autista e per il passeggero. Non potrò dare un passaggio ai miei amici. Meglio guardare un'altra auto. Guardate, vedo un'auto! È una berlina! Questa è una buona auto. Non richiede molta benzina e c'è abbastanza posto per i miei amici. E ha anche un grande baule. Mi piace! Ma siamo d'accordo di guardare tutte le auto del concessionario, quindi andiamo avanti. Oh, ma quest'auto è lunghissima! Non riesco nemmeno a farci il giro. Quest'auto è chiamata limousine
Ha un corpo lungo e lunghi sedili posteriori, dove ci si possono sedere anche 8 persone. Grande! Ci starebbero tutti i miei amici in quest'auto. Oh no, come dimenticare? Quest'auto non entra nel mio garage. Amici miei, abbiamo già visto molte auto, ma non ho trovato quella giusta per me. Non so che fare, vorrei davvero comprare un'auto nuova oggi, ma non mi scoraggio. Qui, guardate, l'ho trovata! Guardate questa cabriolet grigia! Quest'auto ha la carrozzeria aperta, è perfetta per il mio uso in città, quando c'è un bel tempo soleggiato. Sognavo un'auto del genere! Da molto tempo! La prenderò! Evviva! Quindi, miei cari amici, ho comprato una nuova auto cabriolet. Voglio girare un po' per la città e poi andrò a casa. Grazie del vostro aiuto! Ci vediamo presto! Ciao! Ciao amici miei! Che bello vedervi ancora! Quando giriamo per la città in auto o a piedi, vediamo spesso molti tipi di auto diverse ovunque. Abbiamo già visto molti tipi diversi di auto nel concessionario dove abbiamo comprato la mia cabriolet. Spero vi ricordiate, abbiamo visto la Jeep, la limousine e la berlina. Tutte le auto sono diverse l'una dall'altra a seconda del tipo e della forma. Oggi la Bilendi ci racconterà di alcuni tipi di auto. Sta lavorando nel suo garage, quindi andiamo, cari bimbi e bimbe. Ciao, che bello vedervi! Vi mostrerò alcuni tipi di macchine e vi dirò anche dei dettagli. Quindi guardate questa macchina, è un Audi coupé sportiva gialla. Coupé significa che la macchina ha solo 2 porte. Questa macchina è molto veloce e può correre in pista. Ha una trazione integrale, questo significa che la potenza del motore è trasmessa a tutte e 4 le ruote contemporaneamente. Andiamo avanti! Questa è una Land Rover bianca, un grande camioncino, SUV, con 2 ruote larghe e assetto alto. È una trazione integrale molto potente. La Land Rover può andare su ogni strada, su grandi rocce, paludi e su campi impraticabili. La possiamo comparare ad un carro armato, ha 5 sedili. 2 davanti e 3 dietro. E anche un grande baule. Oddio, c'è una bellissima auto! Lexus è una berlina con un motore molto potente e 2 marmitte. La berlina è un'auto con la carrozzeria chiusa a 4 porte. Lexus è una marca di lusso e molto costosa. Continuiamo a vedere. Questa è una Opel Corsa blu. Questo è un tipo di utilitaria, significa che l'auto ha una porta nel retro. Questa è un'auto economica a trazione anteriore. Trazione anteriore significa che la forza del motore va alle ruote davanti che tirano l'auto. Ok, bimbi e bimbe, andiamo avanti! Qui c'è una Peugeot rossa. Questa è un'auto familiare, è molto simile all'utilitaria come abbiamo visto per la Opel. Ha la porta del retro che si alza, ma il baule nell'auto familiare è più grande e più largo. Amici miei, per oggi è tutto. Abbiamo visto 5 diversi tipi di auto. Preparatevi per il prossimo cartone, vi mostrerò nuove auto. Scusate, devo andare a finire il mio lavoro in officina. Ciao bimbi e bimbe, sono la Bilendi e questa è la mia vecchia macchinina. C'è un tempo bellissimo oggi, sarebbe fantastico andare al parco. Venite con me? Ok, accendiamo la macchina e andiamo. Oh, cos'è successo? Perché la macchina non funziona? Vediamo, apriamo il cofano. Iniziamo controllando le candele, sono nel motore. Le candele dovrebbero fare la scintilla che accende la benzina. È questo che fa partire il motore.
Se le candele sono sporche, non ci sarà la scintilla e la macchina non partirà. Tiriamo fuori le candele. Di certo sembrano sporche. Dovremo pulirle con cura e rimetterle a posto. Proviamo a far partire la macchina ancora. Oh no, non funziona ancora. Vabbè, e adesso? Ok, ecco un'idea. Controlliamo la batteria perché potrebbe essere morta. Sì, avevo ragione, sicuro. Completamente morta. Proviamo con i cavi di ricarica. Colleghiamoli alla batteria. Ci sono delle pinze speciali per connetterli. Sono neri e rossi. Sta caricando! Guardate, amici, ci sono delle linee verdi speciali che mostrano il livello di carica. Quando tutte le linee sono verdi, significa che la batteria è carica. Ci siamo quasi! Pronti? Rimettiamo la batteria nella macchina! E vai! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo acceso la macchina! Ora può portarci al parco senza problemi! Sto guidando piano perché la mia macchinina è vecchia! Ups! Ho sentito il rumore di una sirena dietro! È la polizia! Devo andare un po' più veloce, dobbiamo fare spazio! Se c'è qualche suono speciale e le luci sono accese, significa che la polizia ha fretta di aiutare qualcuno. Gli autisti devono fare spazio come stiamo facendo noi. Ecco il taxi, anche lui di fretta. Ok, gli farò spazio. Guardate amici, quest'auto ha un rettangolo nero e giallo sul tettuccio con scritto taxi. Un taxi è un'auto che porta i passeggeri nella loro destinazione e per questo i passeggeri pagano il tassista. È il suo lavoro. Il taxi e la polizia guidavano più veloce e meglio di me. Sono un po' triste. Tutte le auto vanno veloci, ma io vado piano come una tartaruga. Andrò un po' più veloce, così non darà fastidio a nessuno. Andiamo sempre più veloce. Oh, ma cos'era quel suono? L'auto ha una gomma a terra. La Bilendi non ha visto il segnale delle buche per strada. E la gomma vecchia scoppia! Kaboom! Che faccio ora? Per prima cosa devo accendere le luci di emergenza, guarda! Le luci arancioni davanti lampeggiano! Dovrei mettere anche il segnale di emergenza dietro alla macchina, così gli altri autisti possono vedere che c'è un problema in strada! Dovrei chiamare l'autocarro per trasportare la mia auto in officina! Aspetta un minuto, ho una ruota di scorta nel baule, come dimenticare! Possiamo cambiare la gomma a terra e continuare il nostro viaggio! Che sciocco! È ora di lavorare! Per iniziare dobbiamo cambiare la ruota, quindi ci servirà un crick. Solleverà l'auto da terra così potrò cambiare la ruota. Ci servirà anche una chiave inglese per allentare i bulloni della ruota. Ecco! Iniziamo a cambiare la gomma. Prendi il crick, mettilo sotto l'auto sul lato della gomma a terra. Alza un po' l'auto. Adesso usa la chiave inglese per allentare i bulloni della ruota sgonfia. Togli la gomma. Guarda questo buco nella camera d'aria della gomma. Dopo a casa vedrò se si può sistemare. Ora mettiamo la ruota di scorta. Riavvita i bulloni con la chiave e abbassa il crick ruotando con cura. Tiralo fuori da sotto e rimettilo nel baule. Accendi l'auto e vroom! Andiamo! Ce l'abbiamo fatta!